E con Funk che abbiamo appena ascoltato salutiamo Simone che è il bassista dei Pacaritos. Benvenuto a Radio Capodistria. Oh, beh, grazie, ciao, saluto a tutti. Allora, questo funk che è contenuto nel vostro terzo album Sauce Wars sembra quasi un grido di battaglia, che so, il manifesto di una band che si autoproduce e che per quanto sia impegnativo, difficile farlo tutto da soli, siete comunque arrivati al vostro terzo album. Però ci sarà un giorno in cui le major, secondo te, apriranno gli occhi o tutto sommato è meglio così, va bene così? Ma secondo me l'importante, a prescindere dalle major, è riuscire sempre a fare il meglio possibile noi. Poi, se poi una major ci dà un sacco di soldi per fare un disco, noi registreremo per un anno intero. Adesso i soldi ce li facciamo su noi e registriamo per quanto possiamo noi. Penso che sia molto più importante poi l'organizzazione che ci sia in una band e le motivazioni. Noi è del 99 che alziamo i pugni, come c'è scritto sul disco, e questo è il nostro mestiere. Poi le major se arrivano bene, se no non è, a noi non interessa particolarmente. Non è così importante, dici, va, no, bene, anche, proprio... va bene anche così, ecco, tutto sommato. Sì, sì. Bene, allora dicevi che siete assieme dal 1999, quindi sì, insomma sì. Sì, sono già parecchi anni, suppongo ci saranno stati anche dei così cambiamenti all'interno del gruppo. Attualmente sì, in quanti siete? Attualmente siamo in otto, quindi in verità siamo partiti in quattro. Sì. Una chitarra, basso, batteria e la voce maschile. E poi pian piano si sono aggiunti tutti. Ecco, ho capito. Ecco, a parte il nome di Simone, che mi sembra così un nome normale, è quantomeno un nome, non un nomignolo, gli altri sono così difficilmente riconoscibili, ecco. Quindi insomma. Alcuni sono proprio i nomi. Ulisse, si chiama veramente Ulisse, è una cosa incredibile, eh? Cioè è proprio una cosa scelta veramente, il cantante Ulisse, detto Dottor Bru. Ah, ecco, Ulisse, no, perché qua non c'è Ulisse, qua c'è scritto Dottor Bru. Dottor Bru, sì, sì. E io sono Mr. Bazoo, perché poi abbiamo anche dei nomi di battaglia, è chiaro, infatti. Le band, le band giovani hanno i nomi di battaglia. Infatti ho capito che ci sono i nomi di battaglia, mi è sembrato così abbastanza divertente tutto questo, come trovo assolutamente divertente che abbiate preso il nome addirittura da una parola zapoteca, ma come ci siete arrivati, vorrei sapere. Questo è... E il problema è che noi abbiamo, cioè io come hai detto sono quello normale della band, ma poi abbiamo una frangia estrema. Parlavo del nome, non vantarti adesso. Di gente che pensa cose brutte e sono poi gli ayatollah, quelli che muovono l'ideologia della band, e loro fanno queste ricerche, trovano cose che... sono complottisti e gente che fa cose brutte. Io cerco di moderare un po' i toni, però poi volano parole grosse e si va nel profondo. È gente che va nel profondo e quindi vengono fuori queste cose qui. A me non devi chiedere il perché di certe cose, perché sono cose che non si possono nemmeno spiegare. Sono cose offensive per il resto dell'umanità anche. Beh, ma insomma, adesso non esageriamo, perché tutto sommato vorrebbe dire questo vostro nome, Pianeta Mortale. Un po' lo sapevamo che insomma non eravamo proprio destinati all'immortalità, no? No. Sì, no, ma Pianeta Mortale perché secondo me è un giusto sentimento. Questo per forza divertirsi non ci sembra il caso, nonostante facciamo un genere che fa divertire. Mm-hmm. Noi se abbiamo un po' di morte nel cuore siamo più contenti, anche perché diciamo sempre che siamo una band che si basa sul rancore, per cui questo, il rancore reciproco. Quindi questo ce lo portiamo dentro, fa parte del nostro, infatti il nostro è un funk abbastanza incazzato. Sì, di questo ce ne siamo assolutamente accorti, ma dite delle cose molto molto toste. Del resto anche in Funk, che è una delle poche canzoni in italiano all'interno di questo album, e i nostri ascoltatori se ne saranno resi conto, insomma non dite le cose così come stanno, e lo dite anche in altre canzoni. E, tra l'altro direi che ci sono degli elementi un po' inquietanti, no, all'interno di questo di questo album, a cominciare dalle immagini del booklet che ogni tanto insomma non sono proprio chiarissime o comunque insomma lasciano un po' di perplessità in chi le guarda, e poi ci sono degli interventi in voce all'interno di alcuni brani, dei brani strumentali, perché insomma questo è un album che ha anche dei brani strumentali, e questa è senz'altro una cosa coraggiosa da parte vostra, appunto degli interventi in italiano, che vorrei sapere cosa sono delle citazioni? Sono citazioni di film.
alla fine di Giungla di Sberle c'è una citazione di un film che però non dirò in maniera tale che la gente quando lo dovrà scoprire da solo, perché non si può dire. Ti dico solo un aneddoto rapidamente per farti capire come è stato concepito il booklet. Quando abbiamo finito il disco ed è stato concepito la copertina dal nostro chitarrista, Javarnanda, che è lui il grafico, l'uomo che dà il volto alle nostre produzioni musicali, è stata fatta una proiezione per la band per spiegare tutti i messaggi nascosti che ci sono all'interno del disco, perché all'interno di tutte le pagine del booklet interno ci sono tutti, c'è già tipo presente il disco nuovo, la figura del disco nuovo, ci sono delle immagini nascoste nella foresta, nella pagina centrale, e tutte queste cose sono state spiegate, e come tutti i messaggi subliminari non si vedono, però si percepiscono, e chiudi con questo senso di pianeta mortale, chiudi il booklet prima di sentire il disco nella giusta atmosfera, e tutto fino a questo, a dare un messaggio iniziale di morte prima di sentire il disco. Infatti è quello che è la sensazione che ho avuto anch'io, come vedi, guardando queste immagini che lasciano una certa inquietudine. Ho immaginato che ci fossero dei messaggi, no? Nascosti, non immaginavo si arrivasse a tanto, però no, vabbè, non è una cosa, non è criminale, mettiamola così, non è criminale, no, è una cosa fatta per dato che siamo abbastanza una novità, come dici giustamente te, non ci sono tante band funk in Italia, e quindi cerchiamo di lavorare molto sul nostro linguaggio, che poi è fondamentale, a prescindere dal genere, poi il linguaggio che ha una band è quello che lo fa ricordare, a prescindere dal genere che fai, secondo me. E quindi noi lavoriamo molto su queste cose perché questo è il nostro linguaggio. Ecco. Che poi sia psichiatrico, sono problemi degli altri, non sono problemi nostri. Va bene, allora dicevi, non sono molte le band in Italia che fanno funk, sono d'accordo con te, e giusto appunto, visto che insomma stiamo già chiacchierando da qualche minuto, direi di ascoltarci un altro brano. Avevo scelto proprio My Funk, adesso l'ascoltiamo e poi magari ne parliamo un attimo. Ok. My Funk, questi erano i Pacaritos dal loro terzo album SOS Wars. Una canzone, dunque, My Funk, ne parliamo con Simone, che è collegato telefonicamente con noi quest'oggi. Dicevo, una canzone quasi a difesa, no, del vostro genere, del funk. Sì, sì. Della libertà, parla della libertà espressiva, in chiaramente, buona sostanza. Sì. E c'è un chiaro riferimento, dal punto di vista musicale sicuramente un chiaro riferimento ai Parliament, ai Funkadelic, alle grandi ballad tipo Maggot Brain, i pezzi leggendari, quello è rock, però siamo su quelli, infatti il solo di chitarra è chiamato all'interno del disco il solo del dito pesante. Noi si parla di questo, cioè della libertà espressiva, nonostante ci sia tantissimi in Italia possano, cioè ormai tutti suonano, l'ambiente è molto imprigionato, è un po' richiuso su se stesso, si suona per musicisti, si scrive per gli scrittori, invece noi tendiamo a, è la nostra missione da sempre, quella di crearci un pubblico e quindi di spiegare a questo pubblico che noi facciamo veramente, cerchiamo di essere autentici in quello che facciamo, cioè la nostra scelta del funk è una scelta che non è tanto legata a un genere nuovo o altro, ma che è il genere che ci rappresenta maggiormente e che spero rappresenti anche la gente che ci ascolta. Questo poi secondo me è fondamentale, che ci sia rappresentanza, che la gente si senta responsabilizzata sia a suonarlo e a suonare la musica in generale, sia ad ascoltarlo, e questo secondo me farebbe molto bene alla musica, a prescindere da tutti i messaggi sull'indipendenza o altro, la responsabilizzazione, perché comunque si parla di arte e l'arte è una cosa molto importante. Sì, come in tutti i campi della vita, tutto sommato, no? La responsabilità, responsabilizzarsi. Sì, ma nell'arte è una cosa che di solito si pensa che l'arte la gente la faccia proprio per sport, come passatempo, e invece quello che facciamo noi, ecco perché ti dico che l'importante non è la major, l'importante è l'impegno che ci mettiamo noi, perché noi sentiamo molto la responsabilità di quello che facciamo, e secondo me è proprio questo che fa la differenza, non tanto l'essere più o meno bravi a suonare o altro, ma proprio la responsabilità che ti prendi quando fai un dato tipo di musica e un genere che scegli tu col tuo linguaggio, e poi alla fine noi spesso parliamo di queste cose anche in altri pezzi degli altri dischi, comunque della presa di coscienza del fatto che noi stiamo suonando, stiamo facendo la nostra roba e cerchiamo di farla al meglio possibile. Allora, un'altra particolarità che riguarda anche gli altri precedenti dischi, cioè mi pare di capire che avete un po' la fissazione del SOS, di questo succo, sugo, salsa, traducilo un po' come vuoi, che compare spesso e volentieri nei titoli. Come mai questo fatto?
Beh, noi allora, quando abbiamo iniziato a suonare, uno dei primi pezzi che ci è venuto fuori è Worcester Sauce, che c'è nel primo disco, che però poi è stato ripreso anche nel secondo, che è stato remixato da DJ Fede, che è il DJ di Torino che collabora con noi. Partendo così, questa storia della salsa ci è rimasta. E quindi ce la portiamo dietro un po' come una nostra condanna e ogni tanto ritorna. E in questo disco, dato che nel disco scorso non c'era, a parte il remix, non c'era niente con la salsa, abbiamo deciso di fare Dinosaurs, che poi è anche il singolo del disco, e che è un pezzo che forse a livello di illuminazione creativa è paragonabile a Worcester Sauce dal mio punto di vista. Degli altri della band forse no, però dal mio punto di vista assolutamente, come illuminazione creativa. E quindi abbiamo chiaramente i picchi con noi ci sono solo con la salsa. Allora, da quello che ho capito, voi siete una band che sta molto, come dire, in giro, insomma, che suona molto, no? Quindi adesso che avete questo album fresco, perché è uscito il mese scorso, probabilmente lo state già promuovendo o ci state quantomeno pensando? Sì, no, lo stiamo già promuovendo, stiamo mettendo giù le date per fare un mini tour, quantomeno per cominciare a lucrarci sul serio su questo disco e poterci comprare tutti lo yacht. Di date definite ne abbiamo poche, anche perché è uscito in un periodo un po' sfigato per le programmazioni dei locali, perché è a cavallo fra l'inverno e la primavera e di solito i locali hanno già chiuso le programmazioni. Però abbiamo già fissato un paio di date, saremo il 1° maggio in cooperativa Porta Lupi a Vigevano, poi siamo il 18 di giugno in un altro locale a Vigevano, poi dovremmo girare per Milano, abbiamo 3 o 4 date sospese a Milano che dobbiamo fissarle, però no, siamo noi, poi le date non abbiamo mai problemi a farle, perché comunque siamo una cosa abbastanza nuova e i locali, quelli più o meno illuminati, sempre ci vengono incontro da questo punto di vista. Ecco, bene, questa è senz'altro una bella cosa. Ecco, ancora un'ultima informazione, appunto per conoscere tutti i vostri spostamenti, per magari vedere qualcosa, qualche immagine relativa a questo vostro ultimo album, sentire qualche canzone, dacci una, cioè le coordinate, come trovarvi su internet. E allora c'è il MySpace, Pagiarritos, e poi c'è pagiarritos.net, che è proprio il sito. Pagiarritos, lo dico come si scrive, con 2 R e la J, Pagiarritos. E così si trova tutto. Giusto, e poi giusto. Su Facebook, su tutti i network dei giovani siamo presenti. Benissimo, allora io vi lascio quindi a questa vostra attività live e ci salutiamo con un'ultima canzone, in qualche modo ne abbiamo già parlato, cioè l'hai citata tu e ci hai detto anche che è il singolo, primo singolo suppongo, no? Questo, ecco, Dinosaurs, quindi fate attenzione. E volevo chiedervi, per caso nel vostro sito si possono trovare anche i testi? Mi sembra di sì, non sono sicuro dell'ultimo disco, sicuramente di quello precedente, ma penso che li metteremo anche dell'ultimo. Ecco, sì. Quello penso... sicuramente si troveranno, perché il nostro cantante è molto pignolo da questo punto di vista. Ah, ecco, bene. E vuole rendere presente le sue idee a tutti. Non che a tutti interessano, peraltro, per cui. ma insomma, deve esserci una bella atmosfera all'interno. Sì, assolutamente. Ti invito alle prove se vuoi, è un momento di grande gioia. Immagino. Va bene. Allora, Simone, ti ringrazio di essere stato con noi quest'oggi. Ti lascio con una a presto, non si sa mai, va magari bene, ci risentiamo. Assolutamente, a voi, a presto.